Ciao a tutti, sono Valeria Cagnina e sono co-founder e mentor di Off Fashion insieme a Francesco Baldassarre. La nostra azienda ha il grande obiettivo di riuscire a rivoluzionare il mondo dell'education. Come ho fatto a riuscire a costruire questa impresa? Sono partita da quando ero piccola. Fin da piccola volevo essere diversa, volevo riuscire a inseguire i miei sogni. Ho fatto diverse esperienze, ho conosciuto tantissime persone in giro per i diversi eventi e realtà in cui sono entrata in contatto. E tra queste sono riuscita anche a 15 anni a passare un'intera estate a Boston, all'MIT, semplicemente mandando tantissime mail. Lì ho scoperto che si poteva imparare giocando e ho deciso che quello poteva essere il mio futuro. E in modo molto semplice l'ho fatto diventare quello che faccio nella vita di tutti i giorni, la mia realtà imprenditoriale. Come ho fatto a fare tutto questo? Semplicemente essendo tanto determinata e avendo dentro la mia testa la cultura di impresa. Fin da quando ero piccola ho sempre scoperto che si può essere imprenditore, una cosa che non tutti i ragazzi conoscono. Bisognerebbe riuscire a fare entrare nelle scuole che come si può diventare ingegnere o qualsiasi altro lavoro si può anche diventare imprenditori, che si può costruirsi il proprio lavoro. È difficile, ma si può fare. Bisogna sicuramente partire da una buona idea imprenditoriale, però non basta solo questo per riuscire a creare un'impresa di successo. Bisogna crearsi un network di persone, bisogna cominciare a conoscere tante persone che nel nostro ambito, ma anche in altri ambiti, possono esserci in qualche modo di aiuto per costruire la nostra impresa. Per farlo potete cominciare a partecipare a tanti eventi, conoscere tante persone e poi non aspettare che arrivi solo l'investitore per riuscire davvero a far partire la vostra idea. Potete partire dal basso, uno step alla volta, un passo dopo l'altro potete riuscire a costruire la vostra impresa, cominciando a fare qualche attività, a costruire il vostro prototipo ed essere sostenibili fin dall'inizio. La cosa però principale è quella che ci vuole un asset mentale completamente diverso. L'asset mentale da imprenditore non è quello da dipendente o dalla persona che fa un qualsiasi altro lavoro. Quello che potete fare fin da adesso è costruire la vostra mentalità imprenditoriale, cominciare a sentire e incontrare imprenditori di successo, imprenditori che sono riusciti a fare dell'essere imprenditori, dell'avere una propria azienda, quello che fanno nella vita di tutti i giorni per essere felici. Spero di avervi dato dei consigli utili e ci vediamo presto. Ciao!